Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetto Online per una nuova recensione. Oggi si va a parlare, come vi avevo promesso dentro l'update di settimana scorsa o 2 settimane fa, non mi ricordo, le copertine variant di Topolino, dei numeri, questi qui che vedete, numero 3492 e 93. Hanno delle bellissime cose ho delle bellissime cose da mostrarvi, appunto, e non vedo l'ora di parlarvene, anche perché qua dentro c'è una sorpresina. Quindi giriamoci e andiamo in postazione. Eccole, purtroppo la copertina del 3492 si sta già piegando e questa cosa non è fantastica, però come vi posso provare a mostrare, al tatto è una sensazione fantastica, questa copertina plastificata ha dei risalti e delle parti in lucido che la rendono veramente, veramente valida e interessante. Questa strana piega non so a cosa sia dovuta, se sia una piega naturale del materiale o il modo becero e terribile con cui l'ho tenuta. Comunque, per il resto tiene bene. Questo numero, questa copertina con questo materiale è comunque molto molto solida, molto più solida di quelle a cui siamo abituati, di certo. Ha un costo di 6,90 euro ed è disponibile, era disponibile da Lucca. Si è scritto 26 ottobre, mi sa che si poteva preordinare sul Panini Store. Comunque io l'ho preso a Lucca per stare sul sicuro. Ritrae Paperone nella storia del Klondike, che era stata presentata qualche settimana fa, e sopra con tutti i pipistrelli arancioni, l'intero tema a ricordare Halloween, e questo bosco si vede leggermente qua sotto, questo bosco di pini abeti, che anzi scusate, abeti, che si staglia con il lucido nero. E qua sotto si vede un pochino, ci sono degli altri dettagli stile erbetta, roba del genere. L'ombra di Paperone e il chiaroscuro è presente anch'essa, e in generale lo stile di questo Paperone è peculiare, una cosa che non ho visto spesso in copertina su Topolino. Non so se avrei apprezzato di più qualcosa di più elaborato, però questo stile a matita e a tratteggio, non lo so, ha un che di fascinoso e molto inquietante, quindi di certo non posso che essere soddisfatto. Menzione d'onore doverosa al retro, che come vedete ospita un calco, praticamente un opposto, un negativo dell'immagine precedente in copertina di Paperone, sempre. È la stessa roba, uguale, solo che tutta in nero. Quindi potete godervi i riflessi con una luce, come potete vedere, ed è molto, molto figo. E il tutto per 6,90 euro, che non sono eccessivi, secondo me, per una variant. Certo, non sono pochi e non è certamente un acquisto essenziale, ma io comunque ve la consiglio. Ma non quanto vi posso consigliare questa, che è quella del 3493. Copertina di Silvio Camboni, come potete vedere, e non so se c'è una sua firma qua, infatti, Camboni. È la copertina che ritrae uno scorcio di Prigioniero di Verdemare, la storia cardine di questa avventura. È ritratto anche sul retro, e il retro non ha nulla da invidiare alla copertina principale. E adesso, diamo un'occhiatina anche al resto, perché chiaramente ci sono dei dettagli particolari. Questo è il bozzetto che ha fatto Silvio con questa qua dovrebbe essere la terza di copertina, spero di non dire bestemmie. E guardando anche la costa sul retro, viene al costo di 8 euro. Questa è più costosa perché è all'interno di una brochure. E qua c'è scritto appunto edizione speciale Lucca Comics 2022. È una copertura in tiratura limitata, e da questi lati vedete la copertina frontale e il retro, che sono stati disegnati così. Sulla costa ci sono ritratti alcuni degli uccelli di Verdemare, e da questo lato all'interno c'è la piccola sorpresa, appunto. Qui c'è il retro della copertina sempre, e all'interno, tra la rilegatura esterna e questa prima di copertina, c'è questo disegnino che mi ha gentilmente fatto
lo stesso Silvio Camboni a Lucca, per cui lo ringrazio infinitamente. Un bellissimo pippo di questo capitolo di Prigioniero di Verde Mare, con tanto di dedica, firma e timbro. Il timbro di Silvio, che è stato particolare, non l'avevo mai notato sopra a una dedica, un timbro. Sono molto contento di essere riuscito a prendere questo bellissimo bozzetto, questo bellissimo disegno da parte di Silvio, e conserverò gelosamente questo numero. Questo è quanto riguardo al volume. Nella prima di copertina normale del Topolino c'è la stessa immagine della copertina, ma senza colori, in bianco e nero. E questo è quanto. Il clou del volume ovviamente era il disegno di Silvio, che vi lascio sotto ancora un po' se volete dargli un'occhiata. È un bozzetto che ha fatto in abbastanza poco tempo, però l'espressione di Pippo preoccupata con il cappello sopra la testa vale tutto. Peraltro ha detto che in alcuni disegni il cappello non l'ha messo, quindi sono uno dei pochi fortunati che ce l'ha e sono contento. E questo è quanto, dicevo appunto, bellissimo il disegno di Silvio, lo ringrazio naturalmente. Peraltro gli ho parlato, gli ho chiesto qualora fosse stato interessato a qualche intervista, ha detto di essere perfettamente disponibile. Io vorrei tanto parlare con lui delle sue ispirazioni per Verde Mare, per La Terra degli Antichi e tutto, perché mi sono piaciute veramente tanto, e fargli qualche domanda anche su come ha lavorato e il rapporto con i coloristi, soprattutto perché il colore è una delle parti maggiori. Vorrei capire il rapporto che c'è tra i due. Comunque verrà tutto a tempo debito. Bene ragazzi, grazie per aver visto il video fino a questo punto. Vi ricordo ogni giovedì il topo della settimana, la domenica ogni due settimane il Fumetto Update, e come sempre vi auguro una buona giornata o una buona serata.